di partire dalle ruote. Allora, qui monterò un 11 rapporti, quindi nessuno spaziatore. Solco piccolo, scanalatura piccola, si allinea con quella dei pignoni piccola, non si può sbagliare. Tra un pignone singolo e l'altro si inseriscono gli spaziatori. Gli ultimi pignoni hanno già lo spazio integrato, per cui non vogliono lo spaziatore. È buona cosa mettere sempre un po' di grasso sul filetto della ghiera di chiusura. Con l'attrezzo per chiudere il pacco pignoni chiudiamo tutto. Si chiude circa 40 Nm, che però una coppia molto alta si può fare tranquillamente anche a mano senza dinamometrica, basta dare una bella spinta. La ruota è finita. Con la ruota finita possiamo infilare forcella sul telaio per vedere qual è l'altezza a cui dobbiamo tagliarla, che è una delle parti più delicate. Per prima cosa si inserisce l'anello nella forcella, va a pressione, quindi si può fare un po' fatica, si può aiutare con un tubo di diametro giusto e picchiare sul tubo che andrebbe inserito qua. Io l'ho fatto a mano. Poi si inseriscono i cuscinetti nel telaio. Si assemble in pratica la serie in sterzo solo per provare l'altezza. A questo punto posso inserire la ruota provvisoriamente. E inserisco i cuscinetti. Il tappino della serie sterzo, il bordo estetico. Ok, e ora possiamo iniziare a misurare inserendo anche il reggisella e la sella sulle proprie misure corrette, in modo da tagliare poi la forcella all'altezza giusta, lasciando, io consiglio sempre, un centimetro sopra l'attacco per poter poi comunque alzare leggermente
il manubrio in futuro. Un bullone qua da girare a mano, questo bullone, mentre il secondo va agitato, cioè il secondo morsetto per la parte posteriore va avvitato con il dado. Una volta inserita così la sella, lasciandola lenta, poi è facilissimo spostarla avanti e inclinarla come si vuole per farla nella misura giusta. Ecco, ora con la bici in questa posizione possiamo vedere esattamente l'altezza della sella, che si misura dal piano sella fino al centro movimento centrale, la distanza dalla sella al manubrio e soprattutto quello che ci interessa ora, la differenza, quindi il dislivello tra sella e manubrio, che si misurerà inserendo l'attacco nel tubo forcella e dopo aver fatto chiaramente l'altezza sella. Quindi ho posizionato prima la sella alla mia altezza, 77 cm dal movimento centrale, in bolla, poi con una bolla lunga, teniamo la bici più dritta possibile, l'attacco lo teniamo dritto. Con una bolla perfettamente in piano misuriamo il dislivello sella-manubrio, cioè da qui dove andrà inserito il manubrio fino all'altezza della sella corrispondente alla bolla quando la bolla è in bolla. Così è 8,8 cm, ho inserito un centimetro di spazio sotto l'attacco, così come previsto dal progetto del mio telaio. Ho deciso poi anche di inserire un ulteriore centimetro di spazio di sopra per eventuali futuri rialzi di manubrio, oppure se dovesse cambiare attacco con uno che abbia un morsetto più alto mi consente di avere più spazio anche sopra. Ho segnato poi con una matita il livello dove va tagliata la forcella, ricordandosi poi di abbassare a occhio di 3 mm perché il taglio deve venire leggermente sotto questo livello, in modo che il tappo che poi preme la sella stessa non urti contro il tubo forcella ma contro gli spaziatori, in modo che tenga appunto compresso tutto. A questo punto, per tagliare la forcella occorre per forza dotarsi di questo attrezzo, che è una guida per il seghetto e il seghetto con lama per carbonio. Mi raccomando, non se avete il canotto in carbonio come nel mio caso, seghetto per lama con lama per carbonio. Ora inseriamo la forcella e senza stringere troppo, ma in modo che rimanga ben ferma. Metto, come detto, qualche millimetro più corta di come avevo segnato con la matita. Millimetri in meno, va bene. Questa è la lama apposta per carbonio, che vedete non è una vera e propria lama ma è un profilo abrasivo molto duro che non sfilaccia il carbonio e consente di fare un taglio perfetto che non richiede praticamente nessun tipo di levigatura o di carteggiatura. Mi raccomando, fate questo lavoro con calma, senza premere troppo e andando ben dritti. Ci si aiuta appunto con la guida dell'attrezzo, dello strumento per tagliare la forcella. Non occorre fare tanta pressione, ma è meglio andare avanti e indietro e lasciare che la lama scenda da sola.
quando si arriva alla fine, diminuire ulteriormente la pressione. Il taglio dovrebbe essere perfetto. Guardate che bel taglio preciso, pur non avendo ancora minimamente carteggiato. Ora posso dare una piccola passata di carta vetrata molto fine. Attivamente la serie sterzo, forcella e attacco. Quindi prima di inserire i cuscinetti nel telaio consiglio di ingrassare sempre la parte esterna in modo che vengano evitati qualsiasi tipo di grippaggio o scricchiolio. È un tocco di, diciamo, di precisione che andrebbe sempre fatto montando qualsiasi bici. Nel mio caso si tratta di un telaio di titanio, ma comunque anche per i telai di carbonio la sede dei cuscinetti è sempre un riporto di alluminio, per cui è sempre necessario ingrassarlo. Non mettete invece grasso sul canotto forcella, perché deve fare presa poi con il morsetto del tacco manubrio. Lì servirà una pasta apposita, si chiama pasta grippante, che metterò, e non è un grasso, è una pasta apposita per il montaggio, che è la stessa che si userà anche per il reggisella. Uso questo grasso molto denso, appunto perché non sono parti in movimento, la sede dei cuscinetti, il cuscinetto con la sua sede, ma deve solo prevenire possibili ossidazioni con l'infiltrazione dell'acqua o dell'umidità. Assembliamo la serie sterzo con il suo distanziale plastico di centratura. L'anellino, un rasatore molto sottile. Tappo inferiore con la guarnizione di tenuta d'acqua e tappo superiore. Allineiamo anche il marchio in modo che sia visibile. E possiamo inserire l'attacco manubrio come gli spaziatori e l'attacco manubrio. Come vi dicevo, usiamo la pasta grip che consente di non far slittare l'attacco manubrio pur rispettando le coppie indicate. Mi raccomando, questo un attacco manubrio molto leggero, quindi rispettate comunque sempre le coppie di serraggio massime 5 Nm con una chiave dinamometrica. Questo è il tubetto di pasta, mettiamo la parte dell'attacco manubrio che andrà a contatto col canotto e lo spalmiamo. Come vedete, ho tagliato il canotto leggermente più basso dell'ultimo spaziatore, in modo che il tappo prema sullo spaziatore e non sul tubo.
l'attacco si inserisce l'expander che si stringe con questo dado, quindi questa è la parte superiore dove c'è il dado. Più si stringe questo dado, più l'expander si allarga e fa presa nella forcella. L'importante è inserirlo a un'altezza non qua, ma qui in mezzo dove c'è l'attacco, in modo che rafforza il canotto in carbonio della forcella dove appunto poi l'attacco stringerà. Una volta avvitato l'expander, si inserisce il tappo col suo dado nel foro filettato dell'expander. Ora possiamo dire di aver montato la serie sterzo, non è registrata in quanto aspetto per registrare il gioco di avere la bici completamente montata, sono le ultime regolazioni finali. Possiamo quindi procedere, ora finalmente che è montata questa parte, a mettere la bici sul cavalletto. L'unica accortezza da fare è questo movimento filettato BSA, sono i più semplici da montare. La parte destra, segnata da R, si avvita in senso sinistro, la parte sinistra si avvita in senso giusto, diciamo destro, e basta ingrassare bene i filetti o la scatola del movimento, preferisco la scatola del movimento, e poi stringere con l'apposita chiave adattatore. Importante ungere bene questa parte per evitare l'ossidazione. Siccome l'incastro è veramente molto preciso, è possibile che bisogna spingere con decisione, quindi consiglio di infilare una parte e poi dare un colpo secco. In questo modo entra, vedete, senza troppa difficoltà. Prima di inserire la pedivella a sinistra, accertatevi che i bulloni siano svitati e questo fermo sia in posizione sollevata e non premuto giù. Non è possibile sbagliarsi chiaramente perché c'è un incastro più largo, quindi si può infilare solo in modo dritto. Prendere bene con le mani, poi si inserisce il dado di plastica per fare pressione, questo si stringe a mano, non è necessario fare una grossa pressione, devi girare liberamente. Si stringe a mano con questo strumento di plastica. Leggermente bloccato nel grasso, ma è una cosa del tutto normale che gira così, sostanzialmente libera. Ok, una volta chiuso, spingiamo giù il fermo, possiamo evitare con un piccolo cacciavite, e poi stringiamo in modo alternato questi due bulloni a una coppia da 12 e 14 Nm. È fondamentale utilizzare la chiave dinamometrica.
tengo un po' ciascuno. Fornitura è montata. Montaggio del deragliatore, prevede un bullone che io consiglio sempre di ungere di grasso per evitare bloccaggi. Deve essere montato a circa un millimetro dall'altezza delle corone e allineato alla corona grande, ma il nuovo deragliatore della nuova serie Shimano, come il Durace in questo caso, prevede che debba essere montato con la parte posteriore leggermente verso l'indentro di circa un millimetro, perché il successivo riallineamento va fatto con la vite che è centrale qua dentro, che va a appoggiarsi al telaio. Per non rovinare il telaio, Shimano fornisce un adesivo spesso metallico da mettere dietro dove spunta la vite, dove la vite spuntando va a appoggiarsi al telaio. Questa vite fa sì che il deragliatore venga appoggiato al telaio e quindi si raddrizzi, conferendo una maggiore rigidità a tutto. Newton metro. Nel mio caso un tubo tondo e i due adesivi rigidi, utilizzo quello stondato. Stringendo il deragliatore si sta raddrizzando perché appoggia contro telaio fino a che sia perfettamente dritto. Il montaggio ha una rigidità eccezionale in questo modo. Guardare il controluce, perfetto. Il deragliatore posteriore è molto semplice da montare, c'è solo questo bullone che come sempre ingrassiamo. Allora bisogna solo stare attenti a, quando si monta, far sì che il forcellino non interferisca con questo fermo che è il fine corsa per il movimento flottante del cambio in questo senso. Quindi ingrassiamo e poi stringiamo questo dado sempre a 6-7 Nm nel forcellino della bici.
Il montaggio dei freni è molto semplice per un telaio freni tradizionale come questo. L'unica cosa da stare attento, ovviamente, dei due freni, quello con il dado più lungo, il perno più lungo, è quello anteriore. Il freno è già fornito con la sua boccola, che va inserita dall'altra parte del telaio. Questa ranella è sdigrinata, va messa davanti. Qui ci sta il telaio e poi si avvita questa. Anche in questo caso ingrassiamo bene i perni in modo che non ci sia il rischio di ossidazione. La regolazione dei freni di filo, la posizione dei pattini, lo faremo in ultimo, quando la bici sarà completamente montata e avremo anche le ruote montate. Per adesso montiamo i freni. Non serve al momento stringere molto perché poi li andremo a centrare con le ruote montate. Per montare il manubrio è necessario mettere sempre la pasta anti ossidazione e grippaggio sulla parte del morsetto dove verrà fermato dal morsetto, per evitare di dover stringere eccessivamente e tenerlo fermo. Quindi è un'operazione molto facile, basta svitare le viti, i bulloncini della piastrina del reggimanubrio, togliere la piastrina e riavvitare tutto e stringere la coppia prescritta alternatamente le varie viti. Sui bulloncini chiaramente mettiamo un po' di grasso. Per centrare meglio il manubrio ci sono anche dei segni di riferimento stampigliati sul manubrio e sull'attacco.
si toglie un attimo la bicicletta dal cavalletto, si verifica l'orientamento del manubrio. Quando la parte inferiore è praticamente parallela al terreno, leggermente con l'estremità verso il basso, ma di pochissimo, il manubrio è montato correttamente, come in questo caso. Per il montaggio delle leve bisogna arrotolare, sollevare tutta la copertura dal fondo, facendo attenzione a non strapparla, quindi stando molto attenti e tenere molto aderente anche quando si srotola, come srotolare un calzino. Poi le mie leve sono arrivate col filo del cambio già integrato, già inserito. Se non fosse così, sulla parte di qua questo è il foro dove va inserito. Questo è il bullone che si usa per allentare e stringere la fascetta per il montaggio. Prima di stringere bisogna verificare che il corpo delle leve sia perfettamente orizzontale, non la punta che è giusto che tenda verso l'esterno, ma il corpo, e questa superficie sia in piano e la leva non troppo lontana. Si può un attimo riavvolgere la gomma in modo da avere l'aspetto a bici finita. Provare con la mano, direi che considerate poi che qua sotto andrà il nastro, quindi questo spazio andrà riempito. Direi che forse posso farlo salire ancora un po' e poi ci siamo. Qui dipende dalle proprie abitudini e preferenze. Direi dove c'è il segno 1, che poi mi aiuterà a mettere l'altra senza dover prendere nessuna misura. A me piace una posizione molto bassa, molto raccolta in avanti, quindi anche la leva deve essere abbastanza in basso. Ok, direi di stringerla qua. Qui ha richiesto sempre 4 o 5 Nm, che lo vado a dare poi con la chiave dinamometrica. L'altra leva è identico il processo. Inizio col cavo del freno anteriore. Occorre considerare, tagliando la guaina, facendo la lunghezza, un certo, diciamo, lasco in più, in modo da non rendere il cavo troppo tirato, considerando che poi la pinza, quando si chiude, allontana dalla leva il fine corsa, il registro, quindi bisognerebbe prendere la lunghezza del cavo a pinza così chiuso. La lunghezza si fa per prima cosa senza inserire il cavo, facendo passare una guaina ben aderente, poi la fermeremo in posa con una sfumante. Visto che i cavi del cambio li metteremo successivamente,
invece che davanti, preferisco farla passare un po' più indietro dei due guanti del freno, in modo che siano dietro rispetto ai cavi del cambio che si infileranno qua. La giusta lunghezza dovrebbe essere questa. Per tagliare le guaine è obbligatorio avere uno strumento apposito, questa pinza per tagliare guaine e fili, e con questo attrezzo le si fa tornare rotonde dopo averle pinzate, che è fondamentale per non rovinare poi il cavo interno con l'utilizzo. Direi perfetto. Facciamo infilare il filo. Per infilare il filo occorre infilarlo da questo buchino. Se non si riesce facilmente, si può togliere questa linguetta con una vitina qua sopra, però dovrei riuscirci senza problemi. Nel kit cavi freni ci sono due fili, naturalmente anteriormente ci sono più corti. Lo fissiamo provvisoriamente senza stringere troppo, perché poi quando monteremo le ruote regoleremo al meglio. Allora si tiene il bullone fuori, si allenta, si infila e si stringe. Qui non mettiamo grasso perché altrimenti scivolerebbe il cavo. Quando stringete il cavo assicuratevi di non aver lasciato la pinza in posizione aperta ma chiusa, e circa tenete la larghezza di il registro inserito ed è circa la larghezza di un cerchio. Poi le registrazioni le faremo successivamente. Non è necessario neanche stringere troppo al momento. Possiamo fissare il cavo quindi ora con il nastro isolante. Facciamo lo stesso per il cavo posteriore, che deve arrivare al passacavo di qua. Per il cavo posteriore è ancora più importante lasciare un po' di lasco, perché essendo fissato al telaio e non al freno che è sulla forcella, girando il manubrio chiaramente verso destra tende a stringere contro il tubo piantone. Quindi, avendolo posizionato in questo modo, lasciando un lasco di questo tipo, siamo sicuri che non stringiamo troppo nei confronti del tubo piantone.
quindi prendere il segno sulla fine del ferma cavo sul tubo orizzontale, assicurarsi di averlo posizionato più o meno dove poi andrà fissato dal nastro manubrio e dal nastro adesivo, direi che questa è lunghezza ottimale. Per il cablaggio del freno posteriore utilizziamo anche questo accessorio che è un passacavo. Questo è il diametro 5 mm per i fili dei freni, c'è anche da 4 mm che useremo poi per i fili del cambio, per evitare che la guaina, sbattendo eventualmente contro il telaio, possa segnarlo o rigarlo. E due di questi, che sono i fermaguaina forniti con il kit di freni, che vanno inseriti nei fermaguaina del telaio per prevenire eventuali ossidazioni e per offrire un appoggio più sicuro e stabile al freno, alla guaina del freno, che quando si utilizza va molto in compressione, esercita una certa forza. E fissiamo ancora con il nastro isolante. Facciamo la stessa cosa per lo spezzone del freno posteriore, molto semplice, quindi capoguaina all'estremità sul telaio, poi dove potrebbe toccare con il telaio mettiamo una protezione in gomma e poi lo fissiamo avendo messo il registro al minimo in modo da poterlo poi eventualmente tirare all'occorrenza. Fa passare al filo esattamente lo stesso processo che abbiamo fatto per il freno anteriore. Registro a zero, freno chiuso, cerchiamo di tenere abbastanza vicino la pinza e fissiamo il cavo. Le regolazioni di fino le facciamo alla fine, dici finita. Qui che ho già una volta montata posso anche stringere definitivamente la pinza in modo da centrarla sulla ruota, quindi frenando con la mano la pinza si autocentra e la stringerò. Necessario fare la regolazione preliminare del fine corsa. Se guardiamo l'allineamento tra la puleggia del cambio e il pacco pignoni, vediamo che è molto spostata verso sinistra. La vite H consente di, allentandola, spostare verso l'esterno e stringendola verso l'interno, quindi in questo caso dovremmo allentarla fino all'allineamento con il pignone più piccolo. Deve venire allineata qua. Tengo su così si vede. Svitando si sposterà il cambio verso destra.
stessa cosa per la vite L, spingendo il cambio con la mano, ecco, risulta molto molto a destra, quindi qui dovremmo anche qua svitare la vite L. Questa è una buona base di partenza. Per montare la catena dovete fare attenzione che le catene in genere sono differenti sui due lati, da destra e sinistra. Quindi, ad esempio, nella catena Shimano, che monto io col gruppo Shimano, ha le scritte sul lato esterno, è indicato chiaramente nelle istruzioni. Vedete, le scritte sono sul lato esterno. Se montate la catena con la falsa maglia, lasciate due maglie maschio, cioè interne, alle due estremità. Nel mio caso, che ho il perno classico, lascerò una femmina, che preferisco lasciare nella parte inferiore verso davanti, e la maglia maschio dall'altra parte. Facciamo la lunghezza catena. Ci sono diverse teorie, io preferisco sempre, visto che monto un pacco pignoni piccolo dietro, un 25 massimo, non fare corona grande, pignone grande e aggiungere 4 maglie. Preferisco fare la misura su corona piccola, catena piccola, e guardare che non ci sia troppo lasco, ma neanche poco, sulla gabbia del cambio. Attenzione a far passare la maglia dietro questo piolino anticaduta e non davanti. Quindi la prima maglia maschio direi che è questa, perché questa maglia renderebbe la catena troppo lunga in quanto il cambio è in battuta, quindi non possiamo attaccarlo qua, ma la successiva, che è questa, quindi la catena va tagliata qui. Teniamo a portata di mano il pin per chiudere la catena. Il trucco per non aver bisogno di aiuto né di ganci particolari per montare la catena è semplicemente quello di montarla fuori dalla corona anteriore, in modo che sia molto più lasca e non in tensione. Come se lasciassimo cadere.
con un pensiero più piedino possiamo facilmente tirarla su. In genere quando improvvisamente diventa tenero la vite dello sbaglio catena non bisogna più procedere perché il piolino è entrato correttamente. Per provarlo si vede che infatti lo snodo è molto flessibile. Due passacavo. Questo più corto con una scanalatura va messo nella leva, questo invece con la linguetta lunga va nel telaio, quindi nel mio caso avendo cavi esterni andrà infilato qua dentro. E ce ne sono forniti due per il cambio posteriore, il successivo va qua. La lunghezza dei guai del cambio è un passaggio abbastanza delicato perché un taglio nella misura corretta fornisce un'eleganza di montaggio per pulizia proprio visiva, estetica. Io avevo deciso di far passare la guaina davanti a quella del freno che è montata. Questo processo però ha un trucco, nel senso le due guaine, sempre e comunque, qualsiasi tipo di telaio avete, cavi esterni o interni, sono di identica lunghezza, quindi basta farne una e l'altra tagliarla uguale. Tagliare qua. E arrotondo sempre il taglio. Spingete sempre bene in fondo, è importante per non avere poi problemi a regolare il cambio o il cambio che si sregola dopo pochi utilizzi. Vedete che la lunghezza è perfetta, mettiamo il capoguaina e il gomito di protezione. A questo punto si fa passare il cavo del cambio posteriore nel passacavo sotto il movimento centrale e lo si fa sbucare dall'ultimo fermo in cui è andato attaccato l'ultimo spezzone di guaina. Attenzione a non fare troppo corta questa parte di guaina, una curva troppo stretta che peggiorerà la cambiata, considerando anche che poi il cambio si muove, salirà verso l'alto il corpo, quindi ruoterà all'indietro. Posizione a riposo è dove è richiesta la guaina più lunga, questa posizione del pignone più piccolo, diciamo.
così l'angolo d'ingresso nel registro mi sembra perfetto, dritto, non troppo corto né troppo lungo. Proverei a tagliare questa lunghezza. Fissiamo l'ultima parte di guaina con sempre il suo gommino di protezione. Dopo aver naturalmente messo a zero il registro del cambio. Premere sempre bene. Fissiamo il cavo al cambio, tenendolo abbastanza teso, non esageratamente, in modo da non dover poi recuperare troppa tensione con i registri. Dopo aver montato il cavo del cambio e fatto una regolazione di base della tensione, possiamo verificare meglio il fine corsa superiori dei due cambi, quindi il cambio posteriore, che vedo che ad esempio la rotella superiore del cambio è leggermente ancora spostata verso destra, quindi do un piccolissimo allentamento alla VTL. Senza eccedere, perché non dobbiamo assolutamente fare che il cambio tocchi contro i raggi della ruota. Vedete, questo è il fine corsa che sto spingendo con la mano. Stessa cosa possiamo fare davanti, perché in questa posizione, cioè di rapporto più corto, la catena non deve urtare contro la gabbia del deragliatore. Ora urta leggermente, quindi dobbiamo spostare in fase di riposo, ora è a riposo per definizione perché non ha il cavo attaccato, il deragliatore, quindi allentamento della VTL. Monto la guaina anteriore, lo spezzone che avevo già tagliato alla stessa misura della posteriore, allo stesso modo, quindi capoguaina corto vicino alla leva, capoguaina lungo sul registro del telaio, nastro adesivo per tenerla ferma.
Attaccare il cavo al nuovo deragliatore Shimano è diverso dal solito, perché c'è stata fatta una grande modifica a questi deragliatori. Incorporano un registro per venire incontro ai moderni telai senza registri al tubo, perché hanno passaggio cavi interni, non è questo il caso. E il passaggio cavo è completamente diverso. Una volta che il cavo è stato fatto scorrere o lungo il telaio o dentro il telaio e scorre in questa posizione, occorre farlo passare in questa guida che è aperta, quindi si entra facilmente, togliere questo tappino, svitare il bulloncino di fissaggio. Il cavo passa in questa guida qui sotto, fa il giro, passa sotto questa vite e qui si può stringere. Prima di fare questo consiglio di svitare completamente questa vite, che è il registro della tensione. Poi il cavo passa qui sotto, dentro il tappo, in questo forellino, e si può fissare il tappo per avere anche la protezione dalla pioggia. Un design molto più compatto di prima. Ora possiamo procedere, prima di tagliare poi il cavo, alla regolazione tramite questo registro e alle due viti di fine corso, quello non fosse perfetto. Il nostro manubrio. Allora, c'è una modalità specifica in modo che non si allenti con l'utilizzo, e è partendo da qua, girare in questo senso. Così. Quando si arriva vicino alla leva, c'è chi taglia il nastro, lo fa ripartire, mette un pezzo qua dietro. Io preferisco fare una X in modo da non separare il nastro e dare un bello spessore qua, in modo che si raccordi con l'impugnatura. Allora, il trucco è partire da sotto in modo che non sia visibile la giuntura. È importante semplicemente mantenere una tensione abbastanza costante e senza strappare il nastro, ma comunque non troppo bassa. Far sì che le spire si sovrappongano circa per metà, in modo da poter sempre incollare sul manubrio, almeno nella parte esterna, perché qua internamente si sovrapporranno per forza di più, e fare tutte le spire di uguale larghezza, giusto per bellezza estetica. E vedete che tiro abbastanza. Chiaramente il raggio interno è più corto, per cui la distanza che ci sarà tra questa parte della spira e questa sarà diversa. L'importante è che la parte centrale sia più o meno costante. Quindi allargo un po' all'esterno senza evitare di scoprire e stringo un po' all'interno.
Ecco, ora siamo vicini alla leva. Il primo giro lo si fa tranquillamente mettendo il nastro sotto la leva, poi si fa l'incrocio, si sale da questa parte, si passa ancora sotto la leva, questa volta esternamente, e si sale di qui. Guardate che bella finitura. Attenzione, qui che c'è un'altra curva, quindi non dobbiamo scoprire qui che è la parte più esterna, piuttosto sovrapponiamo di più nella parte interna. Io arrivo a coprire di solito fino dove il manubrio ha di solito una zigrinatura, un segno, perché questa è una parte importante che viene usata quando si va in salita, quindi deve essere rivestita. Poi dipende dai gusti e dal manubrio. Siamo arrivati alla fine, possiamo tagliare leggermente in sbieco il nastro in modo che arrotolato finisca perfettamente su un lato, parallelo all'altro. Ora mettiamo il nastro isolante, che è l'unico che tiene fermo il nastro. Quelle coperture con il marchio che potete mettere o no, non servono a tenere fermo il nastro, servono solo a nascondere il nastro isolante, che è l'unico che fa presa. Per cui mettetene diversi giri e questo è sufficiente per non far muovere nulla. Tiratelo bene, potete scendere anche leggermente sulla curva manubrio. Io ad esempio preferisco lasciare il solo nastro nero isolante, bello teso e dritto, che è già esteticamente piacevole. Tiriamo giù la copertura. Perfetto. Mettiamo il tappo.
e ripetere dall'altra parte, cercando di farlo identico, con la stessa distanza tra le varie spire. Molto semplice, veramente molto semplice. Due cose da ricordare: il pedale sinistro ha filettatura contraria, cioè servite girando in senso antiorario, pedale destro normale. E la seconda cosa: ingrassare abbondantemente il filetto, perché è una zona molto soggetta alle intemperie, alla polvere, quindi è facile che si blocchi. Quindi, per essere sicuri anche dopo tanti anni di poter togliere senza problemi i pedali nella delicata filettatura della guarnitura, ingrassare abbondantemente il filetto dei pedali. Per il resto è molto facile, basta una brugola. Non è necessario stringere la morte, appunto perché pedalando si stringono da soli. Passiamo a una delle ultime cose, la registrazione dei freni. Vi faccio vedere solo uno, poi l'altro è identico. Per far sì che i freni REM funzionino bene, come prescrive Shimano ma anche le altre case, la parte anteriore deve essere più vicina della parte posteriore di 0,5 mm, perché durante la frenata la ruota, girando in questo senso, tende a spingere in là la pinza, che tende a allargarsi in questo modo. Per compensare questo, evitare che quindi si pianti e quindi blocchi la frenata, lasciandola invece bella modulabile, bisogna appunto tenere questa parte più vicina di 0,5 mm rispetto a questa. Inoltre, come vedete, è da centrare in base alla posizione, perché Shimano dà la possibilità ovviamente di centrare in base alla posizione in cui il telaio ha o la forcella l'attacco dei freni, quindi da bici a bici si può fare un'ampia regolazione. Si fa semplicemente svitando qua. Dopo aver svitato questo bullone, il pattino si muove in tutti i tre assi, in questa direzione, in questa direzione e in questa direzione e in questa, perché è montato su una rondella conica. Vedete? La cosa migliore da fare è tenerlo appena appoggiato, liberare anche l'altro, frenare e poi allineare. Fate bene attenzione che il pattino tocchi parallelamente in tutta la superficie. Tengo leggermente frenato e sia al centro della pista frenata in tutta la sua lunghezza, guai se va a toccare il copertone. Tenendo frenato, stringo leggermente in modo che non si spostino. Sono, diamo un'ulteriore stretta alla pinza.
ora per fare l'inclinazione il metodo più semplice è mettere nella parte inferiore, quella che deve stare posteriore, che deve stare più lontana, uno spessorino di cartone piegato. Frenare decisamente. Mentre si frena, allentare leggermente in modo che sia liberato il pattino e vada a toccare anche davanti. Poi si stringe, togliendo si verifica a occhio che tocca prima la parte anteriore che sta già toccando della posteriore che tocca ora. Quando così, tenerlo ben fermo con la mano e dare la stretta finale per far sì che non si muova. E ripetere dall'altra parte.